Sicuramente abbiamo avuto un approccio a livello mentale un po' contratto, perché poi dopo la squadra si è espressa a un buon livello. Noi sappiamo che la partita era la partita d'andata e ci attende la partita di ritorno. Il secondo tempo abbiamo fatto, secondo me, una grandissima prestazione. E sotto l'aspetto mentale, secondo me, i primi 20-25 minuti l'abbiamo concessi, eravamo molto contratti. Zanini era un mese e passa che era infortunato, non si può rischiare un giocatore che si è allenato questa settimana la prima volta con noi. Sapevamo che dovevamo centellinare le forze e l'abbiamo fatto perché non potevo tenere due giocatori in campo, tipo Antezza, che ha fatto molto bene, Stefano. Due giocatori venivano dall'infortunio, allora ho preferito giocare partita con Stefano Antezza e nel secondo tempo di far giocare Zanini, che ha fatto molto bene. Della sua Paganese con il passivo di due reti subito. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, eravamo timidi, eravamo impauriti. Queste sono partite dove deve affrontarla con grande sicurezza, con grande determinazione. Probabilmente eravamo contratti perché la posta in palio è alta, però abbiamo tempo per recuperare, mi aspetto sicuramente il ritorno. Che il nostro stadio diventa uno stadio importante dove verranno a lottare gli 11-24 gladiatori al ritorno. Meglio, io sono contento del risultato, cioè mi dispiace del risultato che abbiamo perso, però mentalmente ti fa preparare la gara in una certa maniera, perché magari tu pareggi la gara, in casa magari mentalmente dici vabbè, c'ho due risultati su tre, oggi sappiamo che dobbiamo vincere la partita. Quindi dobbiamo vincere la partita e dobbiamo prepararci per fargli trovare una bella Paganese. Il primo tempo, secondo me, c'è un rigore netto. Per questa è una valutazione mia che ho dato al di fuori: un rigore netto sull'uscita del portiere che andava addosso a Diop. Secondo me poteva esserci rigore, però sono valutazioni che l'arbitro ha interpretato in maniera diversa. Amen. 2-1 per loro, li aspettiamo a Pagani con voglia. Ma soddisfatto perché abbiamo vinto, sicuramente potevamo fare meglio, abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nel secondo ci siamo abbassati troppo, è subentrata un po' di tensione che non ci ha fatto sviluppare quello che dovevamo fare o che abbiamo fatto il primo tempo e purtroppo abbiamo preso un gol che potevamo evitare. No, sicuramente siamo andati in vantaggio di 2 gol, quindi sarebbe stato meglio andare con 2 gol di vantaggio, però comunque vincere perché sapevamo benissimo che comunque noi una partita la dobbiamo vincere per forza, siamo a metà dell'opera, andremo lì a giocarci le nostre chance e siamo convinti di poter portare la barca in porto. Sappiamo che dobbiamo andare a fare una battaglia, cioè se andiamo, diciamo, con un atteggiamento remissivo perdiamo in partenza, quindi dobbiamo andare tranquilli, sereni, andarci a giocare la partita, non possiamo pensare che dobbiamo andare lì a difendere, dobbiamo giocarci la nostra partita per ottenere il massimo sabato prossimo.